Con un itinerante moving track, oggi a Taranto in piazza Maria Immacolata, prima tappa del roadshow di anticipazione del Festival dell'Innovazione, in programma dal 21 al 23 maggio a Bari. Si tratta di una iniziativa regionale che apre uno spazio dedicato ai giovani ricercatori e start-upper pugliesi che hanno dato corpo ad innovative hub, strumenti e dispositivi altamente tecnologici, utili non solo perché agevolano il lavoro dell'uomo o ne alietano il tempo libero, ma anche per sviluppare sempre di più l'aspetto social di ogni attività umana. Vincitrici di Principi Attivi del 2012, oggi con Social Network, di cosa si tratta? È un portale web rivolto alle associazioni di volontariato, è tutto un sistema automatico dove le associazioni si registrano, inseriscono i contenuti e automaticamente genera un portale web per le associazioni, appunto, tutto in maniera gratuita e qui le associazioni possono interagire con gli enti presenti, gli enti locali, comuni, vari assessorati e quant'altro, e possono interagire anche con le realtà profit che saranno presenti sul portale, nonché anche i privati che possono prendere coscienza di come praticamente le associazioni lavorano e operano nel territorio di riferimento. Abbiamo portato questi due progetti, sono una stampante verticale e una bicicletta che permette di pedalare all'interno di alcuni territori della nostra regione. Sono tutte e due su progetti open source, progettati su base Arduino, ovvero questa scheda elettronica che permette di realizzare prototipi in maniera molto, molto semplificata, quindi in teoria chiunque potrebbe approcciarsi in maniera molto semplice a questo tipo di progettazione, diciamo. In questo caso questo sistema funziona con due motorini che inviano delle informazioni appunto alla penna, che permette appunto a questa penna di muoversi su questa parete. Ovviamente non abbiamo un controllo perfetto di alta definizione di quello che è l'immagine. Però quello che ne consegue è che possiamo innanzitutto progettare per qualunque formato questo tipo di sistema di scrittura, e poi c'è una componente, quella dell'errore, che rende interessante, più quasi concettuale, il tipo di elaborato grafico che ne fuoriesce. Mentre nell'altro caso abbiamo questa bicicletta che è collegata sempre ad Arduino, questa scheda attraverso un sensore, non fa altro che mandare degli impulsi, quindi permette al video di andare in esecuzione, in play, ogni volta che qualcuno pedala, e diciamo, in base alla velocità della pedalata il video va più veloce o meno. Il roadshow proseguirà il 19 marzo a Barletta in piazza Aldo Moro, a seguire altre tappe a Foggia, Brindisi, Lecce e Bari.